Oggi parleremo di Darwin, dell'evoluzione e di come la teoria dell'evoluzione di Darwin abbia cambiato la nostra comprensione di molte malattie, ma in realtà in particolare e soprattutto di una malattia ben nota per i suoi effetti e per le sue conseguenze, che è il cancro. Come molti ricorderanno, solo 2 anni fa tutto il mondo, con una serie di iniziative, ha celebrato il bicentenario della nascita di Darwin nel 2009. Questa ricorrenza è stata festeggiata, direi, in tutto il mondo con una serie di iniziative numerose e estremamente interessanti. Perché questa attenzione nei confronti di Darwin? Gli scienziati ce ne sono tanti e tanti hanno dato un contributo importante. Perché il bicentenario di Darwin è stato celebrato con così tante iniziative in tutto il mondo e non c'è stato giornale o rivista che non abbia dedicato almeno un articolo, se non una serie di articoli, a questa ricorrenza? Io credo che il motivo vada ricercato nel fatto che Darwin ha dato un contributo veramente straordinario alla comprensione dei fenomeni biologici. E questo contributo è stato dato da Darwin grazie al fatto che Darwin ha ideato e dimostrato una teoria in ambito biologico. Perché questa enfasi sul concetto di teoria? Perché in biologia ci sono pochissime teorie, forse solamente 2, la teoria cellulare e la teoria dell'evoluzione, mentre, come tutti sanno, in altre discipline vi sono numerose teorie, ma in biologia sono poche le teorie. Ed è importante ideare una teoria, perché la teoria consente di spiegare fenomeni molto diversi tra di loro, collegandoli logicamente tra di loro. Consente di spiegare questi fenomeni indipendentemente dal tempo e dal luogo, cioè consentono di spiegare un fenomeno oggi e domani o ieri, e consente di spiegare quel fenomeno qui e altrove nel mondo. Darwin è riuscito in questo, ma probabilmente non lo immaginava neanche lui, perché Darwin aveva una domanda specifica, ma rispondendo a quella domanda specifica lui ha ideato appunto una teoria che consente di spiegare tanti fenomeni diversi. Darwin, come tutti gli scienziati, era animato da 2 grandi forze, la curiosità e lo spirito di osservazione. La curiosità lo portava a porsi una domanda: cosa spiega la diversità, la straordinaria diversità delle forme di vita sul nostro pianeta? E lui accompagnava questa curiosità a uno spirito di osservazione straordinario. Come sapete, ha girato il mondo a bordo di un brigantino della marina inglese, osservando le specie animali, e dalle sue osservazioni ha dedotto la teoria dell'evoluzione. Neanche Darwin poteva immaginare che la sua teoria avrebbe avuto le conseguenze che ha avuto in termini di spiegazioni di fenomeni biologici. Certamente Darwin non ha mai pensato al cancro, nessuno dei suoi scritti riporta la parola cancro, eppure grazie alla teoria di Darwin noi possiamo spiegare il cancro e possiamo anche immaginare nuove strade per la prevenzione e il trattamento del cancro. Per spiegare il contributo di Darwin nella medicina in generale e nel cancro in particolare è necessario quindi fare un piccolo passo indietro e spiegare in maniera concettuale e semplice in che cosa consiste la teoria dell'evoluzione di Darwin. E per fare questo tenterò di spiegarmi con un piccolo schema, semplificato evidentemente, ma che credo possa rendere il concetto. E lo faremo con una sorta di esperimento mentale, per così dire. Immaginiamo un mondo immaginifico, nel quale esiste un batterio che per semplicità chiameremo tondo, perché è di forma tonda e basta. Questo batterio, come tutti i batteri del mondo, si moltiplica, si duplica, dando origine evidentemente a batteri a lui simili. E come sapete, o anche per semplificare, possiamo immaginare che la moltiplicazione di questo batterio avvenga per duplicazione, cioè da 1 se ne formano 2, poi da 2 se ne formano 4 e così via. Tutti questi sono tondi. A un certo punto, però, possiamo immaginare che uno di questi tondi abbia subito una modificazione del suo DNA.
Cosa significa questo? E qui dobbiamo ricordare la funzione del DNA rispetto alle strutture biologiche. Il DNA serve fondamentalmente a una cosa, serve a sintetizzare le proteine. E le proteine sono gli ingranaggi delle cellule. Quindi se io modifico il DNA di un batterio o di una cellula, modifico la proteina che quel DNA permette di sintetizzare. Ma se io modifico l'ingranaggio, la proteina, modifico il comportamento della cellula. Allora, per fare l'esempio, immaginate che il DNA di questo tondo, ma non degli altri tondi, viene modificato. Per cui viene modificata una proteina che determina la forma del batterio. Allora questo tondo, quando si duplicherà, non darà due tondi, ma darà, per esempio, possiamo immaginare due triangoli, cioè due batteri che hanno una forma diversa, mentre tutti gli altri continuano serenamente a formare dei tondi e così via. Ora, come dicevo prima, modificando il DNA si modifica il comportamento di una cellula perché viene modificata la proteina che viene sintetizzata a partire da quel DNA. Immaginiamo anche che il batterio triangolo, oltre ad avere una forma diversa, ha anche un'altra peculiarità, e cioè il fatto che mentre i tondi vivono benissimo, per esempio, nel loro mondo, che è un mondo a 20 gradi centigradi, il batterio triangolo, oltre a vivere bene a 20 gradi centigradi, vive anche bene a 45 gradi centigradi. Il mondo nel quale vive tondo è un mondo a 20 gradi, quindi sono tutti contenti perché il triangolo vive a 20 gradi e i tondi vivono a 20 gradi. Però i tondi sono molto più numerosi dei triangoli, per cui il mondo sarà dominato dai tondi. Poniamo che in questo mondo si verifica una catastrofe ecologica, tale per cui la temperatura improvvisamente cambia e non è più una temperatura di 20 gradi, ma una temperatura di 45 gradi. Cosa succede? Succede che evidentemente i tondi vanno incontro a morte perché non sono adeguati a vivere a 20 gradi, mentre i triangoli, come conseguenza del fatto che è stato modificato il loro DNA, che ha indotto la forma triangolare ma anche la capacità di vivere a 45 gradi, i triangoli continuano tranquillamente a moltiplicarsi. E come conseguenza di questo, evidentemente, continuando i triangoli a moltiplicarsi, mentre i tondi non sono più in grado di moltiplicarsi perché è cambiata la temperatura, il mondo sarà dominato dai triangoli. Questa, in buona sostanza, è l'evoluzione. L'evoluzione vuol dire due eventi. Uno, la diversificazione. Alcuni tondi diventano triangoli. E il secondo passo è la selezione, cioè le condizioni ambientali selezionano gli individui che hanno le caratteristiche più adeguate per sopravvivere in quel mondo. Abbiamo quindi detto che fondamentalmente la teoria dell'evoluzione di Darwin consente di spiegare la diversificazione delle specie. Noi abbiamo, nello schema che abbiamo insegnato prima, abbiamo assunto come unità evolutive, come si dice, i batteri. Evidentemente lo stesso concetto si applica, per esempio, agli individui di una specie. Gli individui della specie si diversificano tra loro perché una serie di situazioni e circostanze possono portare a modificazioni del loro DNA e queste modificazioni del DNA inducono quello che in gergo si chiama fenotipo diverso, cioè un comportamento diverso dell'individuo rispetto agli stimoli ambientali. Quindi, a seconda dell'ambiente, l'ambiente selezionerà gli individui che sono più adeguati a sopravvivere e a moltiplicarsi in quell'ambiente. Questo concetto generale si applica esattamente al cancro. Come la teoria dell'evoluzione si applica al cancro? Prima abbiamo parlato di unità evolutive, abbiamo detto che i batteri sono le unità evolutive in quell'esempio che abbiamo portato. Nel cancro l'unità evolutiva è la cellula tumorale.
cellula tumorale che rispetto a tutte le altre cellule del nostro corpo ha una caratteristica unica e assolutamente incredibile ed è la sua capacità di modificare il DNA. Questo subito dovrebbe ricordare la prima caratteristica dei sistemi evolutivi che ho detto prima, cioè la capacità di diversificazione. La cellula tumorale si diversifica ogni volta che si moltiplica. Quindi quando una cellula tumorale si divide e dà origine a due cellule tumorali, proprio per questa capacità straordinaria della cellula tumorale di modificare il proprio DNA, le due cellule cosiddette figlie che originano da ciascuna cellula tumorale che si divide saranno diverse tra di loro. Avranno un DNA leggermente diverso tra di loro e rispetto alla cellula dalla quale sono originate. E questo processo di diversificazione genetica continua ogni volta che una cellula tumorale si divide. Capite quindi che la diversificazione, che è il primo step, per così dire, di qualunque processo evolutivo, la diversificazione nella popolazione tumorale è spinta al massimo grado. Perché a ogni proliferazione, a ogni duplicazione cellulare, la popolazione cellulare si diversifica. Si diversifica in maniera del tutto casuale, questo è un punto importante dal punto di vista concettuale da comprendere. Cioè la modificazione del DNA che la cellula tumorale introduce dividendosi in ciascuna fase di divisione, le modificazioni del DNA sono puramente casuali. Che conseguenza ha questo? La conseguenza è che, per esempio, questa cellula A potrebbe aver ricevuto dalla cellula madre una modificazione del DNA che la rende incapace di proliferare a sua volta e quindi questa cellula morirà. Ma altrettanto casualmente può succedere che la cellula B, che abbiamo detto geneticamente diversa da questa cellula o anche dalla cellula A, ha ottenuto una modificazione del DNA tale che, per esempio, diventa resistente alla chemioterapia. Oppure può succedere che la cellula C, sempre casualmente, ha ottenuto una modificazione del DNA tale per cui diventa in grado di formare metastasi. Cioè diventa capace di abbandonare l'organo di origine di questo tumore, per esempio l'intestino, e diventa capace di abbandonare l'intestino, entrare nel flusso sanguigno, raggiungere il fegato e localizzarsi nel fegato e nel fegato continuare a moltiplicarsi, formando appunto una metastasi. Questo consente di spiegare in maniera semplice il cancro e consente di spiegare una serie di fenomeni associati al cancro che altrimenti sono inspiegabili. Per esempio, la prima cosa assolutamente inspiegabile, se non in questo frame concettuale, è il fatto, e questo fatto è noto da poco tempo, da pochi anni, perché prima non c'erano gli strumenti tecnici per comprendere. Adesso noi sappiamo che se esaminiamo il DNA di una cellula tumorale in una massa tumorale, quel DNA è diverso dal DNA di una cellula che le sta accanto nella stessa massa tumorale. In questa maniera possiamo anche spiegare il fatto che le alterazioni genetiche del paziente X, del tumore del paziente X, sono diverse dalle modificazioni genetiche che troviamo nel tumore del paziente Y. Tutto questo non è spiegabile se non nel contesto di una dinamica di tipo evolutivo all'interno del cancro. Ma soprattutto questa dinamica consente di spiegare il vero problema del cancro, che è la resistenza ai farmaci. La resistenza ai farmaci delle cellule tumorali origina dalla diversificazione genetica delle cellule tumorali ed è questo il motivo per cui purtroppo la gran parte dei pazienti sottoposti a chemioterapia, dopo un numero variabile di anni, a
volte di meno, a volte di più, ma molti, per fortuna non tutti, ma gran parte dei pazienti diventano resistenti alla chemioterapia, perché evidentemente la chemioterapia ucciderà le cellule che non hanno questa modificazione genetica che le rende resistenti, ucciderà le cellule che non hanno questa modificazione, ma queste cellule resistenti si potranno moltiplicare esattamente come l'esempio del triangolo prima. È cambiato l'ecologia del sistema, nell'esempio di triangolo era cambiata la temperatura del nostro mondo immaginifico, nel cancro cambia l'ambiente nel senso che le cellule tumorali vengono esposte al farmaco, il farmaco seleziona, si dice, la cellula resistente che diventerà evidentemente la popolazione dominante all'interno del tumore. In questo schema concettuale siamo partiti da un'assunzione che è necessario spiegare. L'assunzione è che le modificazioni genetiche casualmente introdotte nelle cellule tumorali portano a comportamenti diversi della cellula tumorale stessa. Ma come sappiamo, nel nostro DNA ci sono migliaia di geni. Qualsiasi modificazione genetica è in grado di indurre questo comportamento abnorme della cellula tumorale, come la chemioresistenza o la formazione di metastasi? Sappiamo che non è così. Sappiamo che solo alcuni geni all'interno della cellula, se vengono modificati, sono in grado di indurre quello che chiamiamo comportamento tumorale, cioè proliferazione incontrollata, come abbiamo visto prima, capacità di metastatizzare, capacità di diventare resistente ai chemioterapici. E noi sappiamo che i geni che, se modificati, sono in grado di indurre un comportamento tumorale sono poche centinaia. Si calcola che nel nostro DNA ci sono alcune migliaia di geni, circa 3.000 si pensa, che sono peraltro pochissimi rispetto al nostro DNA che è fatto di alcuni miliardi di nucleotidi, e i nucleotidi, come sapete, sono i mattoncini costitutivi del DNA, ma il numero di geni che è in grado di indurre, se modificati, un comportamento tumorale sono tutto sommato pochi. E questi geni ricadono in alcune categorie che oramai conosciamo. Sono anzitutto i geni della proliferazione. Cioè sono i geni che controllano la capacità della cellula di moltiplicarsi. Sappiamo quali sono questi geni, sappiamo quali sono le modificazioni che sono in grado di indurre nella cellula tumorale proliferazione incontrollata. Un'altra categoria di geni che sappiamo viene modificata nella cellula tumorale sono i geni che controllano un evento forse poco noto delle cellule, che le cellule proliferano è abbastanza ovvio. Tutte le cellule del nostro corpo proliferano, basta pensare al fatto che ci crescono i capelli o i peli della barba, questo è dovuto al fatto che le cellule proliferano. Ma c'è un altro evento importante nelle cellule che si bilancia con la proliferazione ed è la morte cellulare. Le cellule proliferano ma muoiono anche. Nel nostro corpo ogni giorno svariate centinaia di milioni di cellule muoiono per essere rimpiazzate dalle cellule che proliferano, altrimenti capite bene che questo compartimento cellulare si ingrandirebbe e basta. Ora, nelle cellule tumorali si modificano quei geni che inducono la morte cellulare e quindi, modificando questi geni, le cellule tumorali diventano, come si dice, immortali. La proliferazione incontrollata e l'immortalità della cellula tumorale rappresentano due delle caratteristiche fondamentali delle cellule tumorali rispetto alle cellule normali, che non hanno né una proliferazione incontrollata, hanno una proliferazione controllata, né sono immortali perché vanno incontro a morte cellulare. Alcune cellule nel giro di ore, alcune cellule nel giro di giorni, alcune cellule nel corso di anni.
un'altra categoria di geni che viene modificata nel cervello tumorale sono i geni che controllano la loro, per così dire, capacità di muoversi. Sono geni che modificano la capacità di muoversi delle cellule all'interno del nostro corpo. Vi faccio un esempio. Le cellule dell'intestino, per tornare all'esempio di prima, sono evidentemente confinate nell'intestino, non si muovono dall'intestino. E se per sbaglio qualcuna di queste cellule entra nel sangue, per qualunque motivo muore. Esattamente, tornando al secondo punto. Ecco, le cellule tumorali acquisiscono, perché vengono modificati i geni che controllano la motilità, acquisiscono la capacità di muoversi. E questo è il motivo per cui una cellula tumorale dell'intestino, in quanto appunto tumorale e che ha questi geni modificati, diventa capace di fare quello che la cellula normale non fa, cioè abbandona l'intestino, si muove, entra nel circolo sanguigno e si localizza in altri organi. Abbiamo detto che il processo tumorale è del tutto sovrapponibile a un processo evolutivo, abbiamo detto che la cellula tumorale modifica continuamente i suoi geni, che sono i geni che controllano la proliferazione, che controllano la morte cellulare e che controllano la motilità. Però abbiamo dato quasi per scontata un'affermazione che invece va giustificata. L'affermazione era: abbiamo detto che la cellula tumorale modifica continuamente il suo DNA, portando alla diversificazione delle cellule tumorali. Ma perché la cellula tumorale modifica il suo DNA? Questo lo fanno tutte le cellule o solo le cellule tumorali? Le cellule normali non modificano il proprio DNA. Il DNA è una molecola molto delicata, si modifica abbastanza facilmente. Basti pensare all'effetto dei raggi, raggi solari. I raggi solari, quando ci esponiamo troppo ai raggi UV, cosa fanno i raggi UV? Modificano il DNA delle cellule della pelle. Quando ci esponiamo a alcuni prodotti chimici, il dibenzopirene, per fare un esempio, no? Di cui ogni tanto si parla, il dibenzopirene cosa fa? Modifica il DNA delle nostre cellule. Però le nostre cellule normali hanno dei sistemi straordinari di riparo. Cioè, quando il DNA viene modificato, per esempio nei raggi ultravioletti, intervengono subito degli enzimi che riparano il danno al DNA. Perché allora la cellula tumorale invece modifica continuamente il suo DNA? Perché la cellula tumorale, come si dice in gergo, è geneticamente instabile, cioè ha il DNA che si modifica continuamente. Ecco, il motivo risiede esattamente nel fatto che nella cellula tumorale i sistemi che riparano il DNA e che consentono alla cellula normale di avere sempre o più o meno sempre lo stesso DNA, ecco, siccome nella cellula tumorale quei sistemi di riparo non funzionano più, sono danneggiati, la cellula tumorale modifica continuamente il proprio DNA. E voi capite allora che questa comprensione della dinamica del cancro, logica evolutiva, instabilità genetica, selezione dei cloni cellulari che hanno acquisito caratteristiche competitive come la chemioresistenza e la capacità di fare metastasi, voi capite bene come tutto questo pone l'accento sulla prevenzione. Perché allora noi abbiamo la possibilità di ridurre quelle situazioni e quelle abitudini di vita che determinano danni al DNA. E poiché i danni al DNA sono la base genetica della formazione del cancro, noi possiamo agire su tutta una serie di situazioni e di circostanze per limitare i danni al DNA. Abbiamo menzionato i raggi ultravioletti per un'eccessiva esposizione al sole, ma mi corre l'obbligo di menzionare un'altra grandissima causa di danni al DNA, che è il fumo. Il fumo determina il cancro al polmone e tante altre forme di cancro perché i composti chimici presenti nel fumo di sigaretta danneggiano, modificano il DNA delle cellule. Concluderei questa chiacchierata sul ruolo dell'evoluzione, sull'interpretazione della logica evolutiva del cancro con due parole
scritte da due persone che però hanno dato un contributo fondamentale alla comprensione dell'oncologia molecolare e che hanno scritto un classico della letteratura scientifica in oncologia. È un lavoro scientifico scritto nel 2000, aggiornato nel 2010. Si tratta di Weinberg e Hanahan, che hanno scritto un lavoro citatissimo che si intitola grosso modo le caratteristiche distintive del cancro. E in questo articolo, che è forse il più citato in oncologia molecolare, loro dicono: lo sviluppo del tumore procede attraverso un processo formalmente analogo all'evoluzione darwiniana, in cui una successione di modificazioni genetiche, ciascuna in grado di conferire un tipo o un altro di vantaggio nella crescita, porta alla progressiva conversione di una cellula normale in una tumorale. Ecco, quindi la natura e la logica evolutiva del cancro è ampiamente riconosciuta nella comunità scientifica. Credo che tutti noi abbiamo un debito di riconoscenza verso il vecchio Charles Darwin, perché ci ha permesso di comprendere non solo come è stata generata la straordinaria diversità delle forme di vita sul nostro pianeta, ma ci ha permesso anche di comprendere come una cellula diventa tumorale.